Buongiorno, non vi posso guardare perché sto usando la mezzaluna e mi scappano i pezzi. E allora ascoltavo Chopin e stavo preparando tutte le cose, devo fare un ragù bianco, sto tagliuzzando sedano, carota e cipolla. Anzi, no, la cipolla l'ho già tritata, l'ho messa già nell'olietto, in quella pentola di coccio che forse vedete. Anche il caos che ho dietro le mie spalle, vedete? E sì, è una cosa bella perché dicevo: santo cielo, mi si è rotto il motore del coso lì del frullino, non posso usare neanche il bicchiere. E santa polenta, sì, è vero, c'ho poi quello piccolino, l'altro, il vecchio, che funziona ancora molto bene ad immersione, ma tritare quei cosini qua. Poi mi è venuto in mente, ma io ho la mezzaluna, e io sono brava con la mezzaluna, ero brava perché da piccola a me piaceva fare i tritini, certo, non su un tagliere di silicone, magari in quello di legno che è sotto, ce l'ho ancora, era della mia bisnonna. Ce l'ho, ormai non è più proprio cosa. Ce l'avete come base d'appoggio. Voi siete sopra il fornetto elettrico, e dove tengo anche una bella teiera, dove tengo i bicchieri tazza, e c'è il tagliabiscotti. C'è il tagliabiscotti che mi fa da supporto fisso quando non uso i braccetti, quando non uso il ring con la lampada. Devo far male. Avete visto che scempio i miei tutorial? Oh, mamma mia, mamma mia. È perché non sono abituata. Sono abituata a fare, parlare, confrontare, passare il lavoro, guardare il lavoro, fare il lavoro. Però mi sono divertita, eh. Allora, ne ho un po' da fare. Però, soprattutto quelli che saranno fonte di ispirazione, saranno presenti come link e quindi uno potrà andarsi a vedere il tutorial fatto meglio del mio, sinceramente. Ecco, però magari qualcuno si può anche divertire, qualcuno rimarrà sconcertato, qualcuno scandalizzato, qualcuno schifato, qualcuno invece no, riderà, riderà. A noi ci piacciono le persone che ridono e che magari riescono anche a far nascere la voglia di fare qualcos'altro, qualcosa di diverso, tipo la mia. Io sono così orgogliosa della mia collanina fogliolina, adesso la voglio fare con altri colori. Poi sono anche particolarmente mi cade il cerchietto. Sono particolarmente gioiosamente invidiosa perché alla Manu, la nostra pecora nera, ha ricevuto un pacco alla Locrea. E però non ho potuto vedere tutto perché avevo da fare, sono in ritardo sulla mia tabella di marcia, ho chiacchierato con un'amica bolognese e che le dico che ho da fare. E no, era tanto che non ci sentivamo. Poi ho la connessione veramente, ieri mi sono accorta che proprio non avevo, cioè l'ha spento il modem rosso. Che noia, stavo per dire che palle, ma non si dice che palle. Alla domenica mattina, per me è domenica mattina, è vero, è un giorno di festa, però per me oggi è sabato, domani è domenica. Si va in gita, bello andare in gita. No, lo voglio bello tritino tritino, eh. A me piace che si sentano un po' i pezzettini, che non sia proprio una polpa magna qua. Dopo un bel tritino, però ecco, ce n'ho ancora un po'. Che ce ne metto tanti di odori, tanti, tanti, tanti. Non metto il prezzemolo, non cuocio il prezzemolo. Ho preparato anche un risino con piselli e tonno. Tonno naturale messo proprio alla fine, non doveva cuocere. Tanto il riso è cotto con del bel pepe rosa in abbondanza. Perché se le mie ragazze qua arrivano che hanno fame e io sono ancora indietro, queste mangiano quello. Se poi hanno ancora molta fame, visto che abbiamo un sacco di dolci, ho già preparato la cicoria. Ecco, e quindi ci sta un attimo. Se hanno ancora proprio fame, 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 ci sono pure i fagioli, ma abbiamo i piselli, non si mischiano i legumi, secondo Moziana indicazione, e ha ragione, eh. Io faccio le prove e riscontro benessere così come riscontro malessere. Oh, santa gioia! Bene, allora insomma, siccome oggi poi proprio non vi chiacchiererò, però avete questo vocale lento, lento di mezz'oretta, dove qualcosa dico,
Allora, così, dalla mia cucina mi è venuto in mente, ma perché non chiacchiero? Stavo ascoltando Chopin, veramente, Stavo ascoltando i valzer. E che bello ascoltare la musica. Io non sono connessa sempre col mondo online. Ecco, a me piace il mondo vero, dove le persone si chiacchierano, si mandano a spigolare vis-à-vis, dove senti canticchiare per strada, dove senti i bambini in bicicletta, dove senti i bambini coi pattini. Che bravi! Io sui pattini a rotelle sono una ciofeca, cioè nel senso proprio un ciaso, casco, non riesco a mantenermi l'equilibrio. Cioè cerchiettino, perché sennò poi i capelli vanno per tutti i versi, capelli ben puliti, asciugati col diffusore, alla pazza, non ho manco pettinati. Ole, ci siamo quasi. Ah, il vino bianco è pronto, che non deve essere ghiacciato il vino bianco, sennò abbassa la temperatura. Tanto buon vino bianco, soprattutto anche nel riso il vino bianco, quel bel profumino. Poi alla fine, se proprio proprio è freddo, le ragazze vogliono il riso, do una scaldatina piccola. Ho la stufa a legna accesa, perché devo cuocere un sacco di cose. Ho da cuocere, da preparare nel pomeriggio le torte per domani, le torte salate, quindi le torte di riso e le torte di patate. A me piace, c'è una voglia di torta di patate. E che c'ho da fare per domani? Non me lo ricordo manco più. Che devo da fare? Ah, perché comunque sto cuocendo la ciccia di Minù, devo lessare le patate per lei. La patata. C'ho da fare. Ho da fare. Ho tanto da fare, però devo anche di chiacchierare. Mi va di intrattenere. Come sta la Adelina? Che un po' che non si sente. E poi, credo di aver scatenato un putiferio, no, non proprio un putiferio, ma nel senso che io ho fatto un commento riguardo al telaio, che ho detto, ma non esistono telai giocattolo, e spero di non aver offeso la persona che aveva nominato il telaio come giocattolo della propria figliola, perché poi magari ne parleremo, ma tanto ne parleremo di che sicura, perché quando noi dobbiamo fare delle figure contenute nella misura, mica si va a montare un ordito su di miliardi di fili, oppure vado a sacrificare un ordito per un particolare, una cosa minuta, insomma, a seconda di quello che si deve realizzare bisogna crearsi, se non ce l'abbiamo già, un telaio a misura. E ricordo anche che noi possiamo tessere, lo dico tra virgolette, anche su un tessuto, ma ne parleremo, io sono una chiacchierona, mi va di parlare di quello che mi piace, ecco, così, visto che altro non si può fare qua. Mamma mia, va bene, io devo guardare quello che faccio, perché sennò qua mi schizza la roba da tutte le parti e non è cosa, vero? Anche perché avrei anche dato una rassettata, a parte qua in cucina, poi in un battibaleno, come le ragazze stanno per arrivare, porto via tutto quello che c'è sul tavolino dietro le mie spalle, anche se poi comunque pranzeremo in sala, nella sala, sul tavolo buono della Paolina. Ecco qua, ci siamo quasi, Ci siamo quasi. Voi che fate oggi di buono? Chi me lo dice? Maria Vittoria, tu avevi da fare le torte oggi, io ne ho fatte 3. Sì, però c'è ancora da fare una crema senza farina, e senza niente, perché non c'ho niente, ma non c'ho voglia di uscire stamattina, ho solo uova, fecola, cacao amaro, cacao dolce, noci, vabbè. E poi voglio fare dei dolcetti con il cacao, lo zucchero e gli albumi, perché mi avanzeranno degli albumi. Tanto le ragazze, cioè, tanto oggi mi sa che stiamo a casa, Siamo nei dintorni, perché io mi devo fare la pedicure, mia figlia mi deve fare la pedicure, perché lei se ne occupa con tutti i marchingegni. Che cosa carina tra madre e figlia. Mi fa un po' d'anziana, Ci ho avuto anche problemi, che mi hanno dovuto infilare pure le mutande, che non me potevo piegare, quando sono caduta. Secondo, no, se fosse stato solo secondo. Trauma facciale, non ce la facevo a muovermi proprio, ero concia come, mamma mia, che lavoro, che mesi, che roba terrificante. Ancora scendo le scale con le stesse cautele, adoperando le stesse cautele, è stato un trauma a tutti i sensi, a parte tutto quello che mi sono rotta, a parte il dolore, a parte lo spavento, però a parte poi i trascorsi dopo, vabbè, che caldo, ecco la stufa accesa fa caldo, stamattina non c'era caldo, Bene, è tutto pronto,
vetro, cioè, vedete? Nell'ingresso, quello è l'ingresso, quella cosa in terra è un portanfam. Mannaggia, questo è grosso. È un portanfam pieno di prodotti Lollocrea. Li ho messi tutti insieme con gli antitarme.